grazie al sindaco, all'assessore, ma a tutta la comunità dei Montanari che ci ha riaccolto dopo diversi anni che ormai non venivamo. Io credo che fosse dal 2012 che non eravamo a monte. E colgo l'occasione anche per credo trasmettere il sentimento di tutte le persone della nostra piccola delegazione che ha avuto oggi la possibilità di fare la visita con Immacolata Olisa al santuario, vedere i passi da gigante che sono stati compiuti da parte di tutti voi nella valorizzazione di quel patrimonio straordinario che c'è racchiuso proprio nelle viscere del vostro monte. Quindi complimenti a tutti, abbiamo trovato una situazione davvero cambiata, molto più leggibile, più alla portata di tutti, sia i progetti di rete del nostro sito UNESCO. Cosa significa questo? Credo che tutti sappiate che il sito del quale fa parte Monte, come è già stato ricordato, è un sito in rete, quindi un sito che è composto da 7 punti, da 7 luoghi sparsi davvero in tutta Italia, che sono legati da fili rossi dovuti alla storia dei Longobardi, alcuni monumenti che sono sopravvissuti, al loro grado di conservazione, ai valori che questi monumenti trasmettono ancora oggi e al fatto che tutti questi luoghi bello sul bituno. In tutti questi luoghi ci sono dei monumenti che concorrono, non ripercorro qui i criteri di iscrizione perché ne avete già sentito parlare negli anni precedenti, ma tutti questi monumenti sono stati ritenuti a livello mondiale altamente rappresentativi di quanto i Longobardi hanno lasciato come traccia storica, architettonica, religiosa, in particolare per Monte, e anche culturale, nell'eredità della nostra cultura attuale. Il sito UNESCO è costituito da questi 7 luoghi, intorno ai quali lavorano ben 52 enti, e abbiamo cercato qualche anno fa di fare una stima di tutte le persone coinvolte. Se non siamo più 150, poco ci manca o è per difetto addirittura questo numero. Quindi la parola che già chi mi ha preceduto nel parlare, di lavorare in rete, il concetto di sinergia tra i siti, capite bene che per questo sito UNESCO è la chiave per, non dico del successo, ma del lavoro, del dialogo e della costruzione di qualche progetto insieme. Di conseguenza abbiamo chiamato gli standard, cioè a migliorare la conoscenza del sito, la sensibilizzazione delle popolazioni, la conservazione, la protezione, lo sviluppo socio-economico. Gli ambiti di azione sono diversi. Per fortuna, a differenza anche di altri paesi stranieri, l'Italia in questo è aiutata da una legge specifica del Ministero, che è la legge 77 dedicata ai siti UNESCO, che ogni anno anzi a volte più volte in un anno emette un bando al quale noi partecipiamo con dei progetti proponendo delle azioni che poi vengono valutate da una specifica commissione e vengono poi assegnate delle risorse per sviluppare questi progetti. Come Longobardi, da quando siamo stati iscritti, abbiamo partecipato a diversi bandi ormai e possiamo già dire che anche il settimo è stato aggiudicato, questa slide andrebbe aggiornata. Siamo riusciti quindi ad ottenere delle risorse che qui vedete grosso modo quantificate per realizzare dei progetti che hanno avuto dei benefici su ciascuno dei nostri 7 luoghi. Non posso oggi ripercorrere tutte le azioni fatte perché non sembra, ma 6 anni sono tanti, però per sommi capi, chi era questo popolo, da dove veniva, che tradizioni aveva, che cosa ci ha lasciato, e quindi abbiamo iniziato a lavorare in modo uniforme sui nostri 7 siti. Abbiamo dedicato un sito internet all'associazione, quindi Longobardi in Italia. Se non l'avete ancora visitato, vi invitiamo a farlo, perché ci sono molti contenuti anche storico-archeologici, ma non solo. Vi dirò anche di che contenuti l'abbiamo caricato. Abbiamo deciso anche di dedicare un film documentario ai Longobardi e mi fa piacere avere scelto questa immagine, non a caso, perché in questa immagine tra i testimonial dei nostri siti c'è anche Peppino Principe, che abbiamo avuto modo tutti noi di conoscere,
piacere di parlare con lui, lo ricordo a Roma quando presentammo il video, che ha fatto veramente da mattatore della presentazione, perché aveva una facilità di comunicazione e un amore tale nei confronti di Monte Sant'Angelo che è veramente stato trascinante nei confronti anche di tutti gli altri. Quindi ha fatto indirizzata nei confronti delle giovani generazioni, perché per far crescere la sensibilizzazione dobbiamo partire dai più giovani, quindi dal mondo scolastico, e quindi abbiamo ideato un gioco in scatola, un gioco educativo che ripercorre il percorso dei Longobardi in modo ovviamente ludico, e questo è presente presso i nostri bookshop e ha avuto un discreto successo, ma sicuramente uno degli elementi più concreti che ci ha permesso di far capire ai vari ragazzi delle nostre scuole di come era diffusa la nostra rete sono stati i viaggi di istruzione. Ci siamo resi conto, parlando con gli insegnanti con i quali abbiamo davvero un rapporto molto stretto, che questi viaggi di istruzione iniziavano ad essere un problema per alcune famiglie. Molto spesso le mete che vengono proposte in modo generico dalle agenzie non soddisfano i programmi scolastici, e allora ci siamo detti uno, due o tre giorni, quindi hanno con i loro piedi, i loro pullman, percepito anche le distanze tra i vari luoghi di questa nostra rete longobarda, e questo ci ha permesso di aiutarli a comprendere chi erano i longobardi, l'integrazione all'interno di una rete più ampia e partecipare a dei laboratori, perché se i ragazzi, soprattutto di una certa fascia d'età, non vivono un'esperienza, difficilmente ricordano quello che vedono. Ormai le visite con la chiacchierata frontale del tour operator, della guida, abbiamo visto e riscontrato che lasciano un segno molto debole. Se i ragazzi invece praticano un'attività, la ricordano meglio quello che hanno fatto e quello che hanno imparato attraverso questa attività. E quindi immaginarci altri progetti, io vi sto scalando un po' nel tempo, sempre per approfondire la conoscenza, poi veniamo proprio ad attività pratiche, abbiamo voluto dedicare un libro semplice per le scuole dedicato ai Longobardi, in italiano e in inglese, una sorta di sussidiario, questo termine ormai non più utilizzato, ma che, vista la fascia d'età di chi è in sala, vuol dire ancora qualcosa, cioè un ABC sui Longobardi, che permettesse di mettere un po' di ordine anche su quelli che erano i luoghi comuni su questo popolo, che poi altro non era che il riversare in chiave più semplice, più comunicativa, quella che era la portata storico-scientifica di tutto il lavoro che ci stava, che stava dietro la candidatura dei Longobardi per l'iscrizione nella lista del patrimonio dell'UNESCO. E devo dire che questo primo quaderno ha riscosso un successo davvero notevole. Abbiamo fatto in collaborazione anche con gli istituti d'arte che hanno realizzato le tavole ed è diventato un libro che davvero getta le basi per una nuova lettura sui Longobardi. Visto il buon esito di questo e visto anche il significato dei nostri viaggi, con l'esigenza di far toccare con mano ai ragazzi il patrimonio e ciò che il patrimonio può trasmettere, inserendoci in quello che era un progetto nato in Umbria, abbiamo avviato il progetto Trame Longobarde. Di fatto all'interno di un progetto della regione Umbria, il comune di Spoleto aveva iniziato un progetto dedicato con un titolo che era Musei che hanno stoffa, quindi un progetto destinato a musei con reperti tessili. Allora, unendo questo progetto con il nostro della legge 77 e coinvolgendo molte realtà, è partito quello che per noi è diventato poi un forum che abbiamo già declinato in un secondo progetto e arriveremo poi, speriamo, ad altri. Quindi a Spoleto sono stati coinvolti, oltre al comune di Spoleto, il comune di Sant'Anatolio
facile, è riuscita a ricostruire attraverso l'impronta su questi fili dell'orbito e della trama dei fili organici che non c'erano più, in particolare la canapa. E quindi sono riusciti a ricostruire com'era la trama di questo tessuto, com'era la forma dell'abito e quali erano i telai che venivano utilizzati. Tutto questo ha permesso agli studenti delle scuole di riprodurre in queste tavole che io vi sto facendo vedere degli scenari ricchissimi di dettagli che poi servono per la comunicazione e la didattica. Ma la cosa più straordinaria che ci ha aperto, devo dire, la strada ad una collaborazione che sta andando avanti da anni e che è stata fonte di enorme soddisfazione, nella sezione distaccata all'interno del carcere di Maiano, di Spoleto, sono stati realizzati dei telai e hanno iniziato i detenuti, esclusivamente uomini, a tessere secondo le indicazioni di questa archeologa tessile che li ha formati e hanno iniziato quindi a riprodurre questi tessuti, ma non solo. Qui vedete le mani proprio dei detenuti che cuciono gli abiti realizzati con i tessuti creati da loro stessi, ma anche hanno iniziato a produrre dei gadget. Questo, ad esempio, che vedete è un bracciale tessuto con fili di metallo, non è oro, e canapa, che viene distribuito, venduto in alcuni dei nostri musei. Quindi per queste persone è stato un modo di evadere, perdonatemi la parola, ma è proprio così, ce l'hanno detto loro stessi. E per noi è stato un modo per coinvolgere su temi storico, archeologici, persone che a volte hanno anche hanno grossi problemi sul dare un senso anche al loro tempo all'interno di queste strutture. Grazie ai prodotti realizzati all'interno del carcere è stata realizzata una mostra itinerante che ci siamo scambiati attraverso i nostri musei, che prevedeva l'esposizione di questi abiti accompagnati alle immagini dei luoghi. E addirittura l'ultima esposizione della mostra abbiamo avuto l'onore di poterla avere al Museo Archeologico di Napoli durante la mostra dei Longobardi, che è stata smontata circa un mese fa. Quindi anche all'interno di un museo archeologico nazionale è stato accolto questo prodotto, per noi molto molto importante. E la parte, il format del progetto prevede anche la realizzazione, la progettazione e la realizzazione di un laboratorio che viene distribuito poi in uno dei sette siti. Cosa vuol dire? Che esiste un contenitore, in questo caso lo vedete sulla sinistra, era un baule, all'interno del quale erano contenuti tutti i telai per permettere ai ragazzi che frequentavano le scuole di provare la tessitura. Addirittura all'interno della scatola erano contenute, lo vedete sulla destra, gli sgabellini di cartone sui quali far sedere i ragazzi e tutto l'occorrente. L'operatrice, Grenda Giampaoli, è stata in ognuno dei sette siti, ha formato gli operatori e quindi in ognuno di questi luoghi a loro volta propongono il laboratorio alle classi che vanno in visita. Questo cosa ci ha permesso di fare? Di avere la stessa formula con un livello qualitativo molto alto in tutti e sette i luoghi e quindi anche una sorta di formazione, di miglioramento degli standard dalla Langobardia Maior alla Langobardia Minor, e questo per noi è importante perché hanno competenze specifiche su tutto e quindi il fatto di essere in una rete e di poterci scambiare queste esperienze è davvero fondamentale perché riusciamo a innalzare il livello in tutti i nostri luoghi. Qui vedete i telaietti che vengono utilizzati all'interno del laboratorio. I Longobardi erano un popolo nomade, quindi usavano questo tipo di telaio che veniva spesso legato alla cintura e dalla cintura ai piedi o trattenuto tra due persone e ruotando, non chiedete a me perché non sono molto pratica sulla cosa, comunque ruotando la placchetta quadrata vengono separati i fili e l'esito è un tessuto diverso, quindi i bambini nei laboratori proprio provano questo tipo di attività e producono degli oggetti che poi si portano via. Il prodotto ulteriore di questo laboratorio nel format appunto è il quaderno.
aspetto di cui vi parlo ora, che è quello sull'alimentazione. Ci siamo collegati al tema di Expo, che era quello del cibo, e come era stato dedicato un approfondimento alla tessitura, abbiamo voluto dedicare un approfondimento al cibo. Anche qui partendo dall'analisi delle fonti letterarie, iconografiche, dei dati archeologici, e quindi attraverso ancora una volta un gruppo di lavoro abbastanza articolato si è ripetuto lo stesso percorso. In questo caso abbiamo lavorato molto a Brescia utilizzando le competenze della Fondazione Brescia Musei, abbiamo lavorato con due istituti carcerari bresciani, il carcere di Canton Mombello e quello di Verziano, gli istituti alberghieri ovviamente trattandosi di cibo, e due istituti d'arte che avevano la sezione distaccata all'interno del carcere. Cosa è stato fatto? Un archeologo ha fatto tutti gli approfondimenti del caso partendo dai resti archeologici e dalle fonti letterarie e iconografiche, che io ne faccio scorrere alcune che non sono prettamente longobarde, ma vanno a illustrare dei testi che tramandavano anche la conoscenza longobarda in merito alle colture, alle piante, all'allevamento, all'alimentazione e anche alle regole che potremmo dire igieniche in ambito di alimentazione. Quindi si è aperto davvero un mondo a 360 gradi su queste tematiche, e anche qui abbiamo creato gli stessi strumenti del laboratorio della tessitura. Grazie a dei volontari che sono andati nelle due carceri, sono stati prodotti dei vasi, copie di quelle longobarde, che servivano poi per allestire i laboratori. Qui vedete, sono alcune immagini che riproducono vasi originali, altre le copie realizzate all'interno dei carceri. Attraverso poi lo studio anche di situazioni, di scenari che in alcuni parti del tema sono stati realizzati, sono state simulate delle situazioni. È stato progettato come contenitore del laboratorio il carretto, che qui vedete all'ingresso della sala, perché i longobardi erano un popolo nomade, quindi trasportavano tutte le loro masserizie all'interno di questo grande baule con le ruote, che noi poi utilizziamo proprio per condurre i laboratori. Qui lo vedete quando è stato presentato a Brescia, con i prodotti anche realizzati dai carcerati. Anche i sacchetti che contengono le granaglie, i semi utilizzati per i laboratori sono stati cuciti all'interno del carcere di Verziano, e questo permette appunto la conduzione di questo laboratorio con tantissime curiosità. Ad esempio, uno fra tutti, la colomba, che tutti conosciamo, un dolce che colleghiamo al periodo pasquale, è un dolce con origini longobarde. La tradizione vuole che quando Alboino stava per spugnare la città di Pavia, la città mandò incontro al re una delegazione di 12 ragazze che offrirono questo dolce tipico della città al re Alboino. Il dolce era a forma di colomba, che ha un significato molto importante per il popolo longobardo, un dolce fatto di farina, miele, mandorle e uova, e Alboino, dice la tradizione, incantato da questo dolce, decise di non radere al suolo la città, comunque la conquistò, ma in modo meno cruento. Quindi attraverso questo libro cerchiamo anche di far conoscere quali tradizioni ci stanno dietro ad alcuni alimenti. Abbiamo scoperto moltissime origini antiche, penso alla torta della zona di Spoleto, alla gubana di Cividale, sono tutti dolci che accolgono buona parte dell'eredità culinaria dei longobardi. I nostri operatori da Brescia sono andati in tutti i siti a formare i singoli operatori che vedete qui incontro a Brescia, e poi sono iniziati i laboratori che saranno sicuramente la parte del Leone sicuramente nell'anno scolastico prossimo, quando saranno a regime tutte le nostre produzioni. E quindi adesso abbiamo fatto anche presentazioni ad esempio a Firenze e a Turisma, con davvero un assalto al nostro spazio dedicato ai laboratori, e ha davvero lasciato tutti molto colpiti ed entusiasti. E noi adesso ci troviamo ad avere, ridendo e scherzando, bando dopo bando, ormai una serie di
discussioni con Angela Perroni, lei è una donna. Che ha un attivismo, diciamo, non è molto diffuso, diciamo, e lei è quella che sostanzialmente poi ci bacchetta e ci segue anche da un punto di vista non solo, diciamo, scientifico, ma anche per quanto riguarda tutti gli adempimenti che noi siti che ospitiamo, infatti i patrimoni, dobbiamo attenerci normalmente. E non ha perso tempo di già dirci qualcosa che non va vicino alla basilica, eccetera, eccetera, in quanto hanno le macchine che parcheggiano vicino alla basilica, per cui abbiamo già discusso anche di questo. E oggi abbiamo avuto a affidare a lei le conclusioni, un po' per diciamo, darci un quadro più complessivo appunto di questo nostro di questa nostra rete di sette. Allora, da tutto abbiamo capito che sono Roma, allora in presenza anch'io, però anche se qua insomma ho lavorato parecchio, quindi forse tutti voi l'avranno visto quando ho coordinato i lavori per la candidatura dei Lombardi, perché allora ero presso l'ufficio UNESCO del Ministero. Sono tornata all'ufficio UNESCO del Ministero da 2 anni. Sono responsabile, allora tutto sono qua per 3 motivi. Uno, perché coordina la candidatura, che sono rimasta affezionata a Lombardi. Due, perché rappresento il Ministero nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Tre, perché sono responsabile al Ministero di questa gestione della legge 77 che ricordava Francesca Morandini, questa legge, dopo ne parliamo un po' meglio, insomma, che attribuisce misure di sostegno economico ai sindaci. Allora, innanzitutto ringrazio il sindaco per questa giornata, per averci fatto ritornare a Sant'Angelo, mi fa piacere anche di avere al tavolo il parco, perché il parco era già, adesso al di là delle faggete, era già un parco, no? dell'associazione, anche non è stato non mai entrato formalmente, però ha firmato un accordo di valorizzazione tra le società. E comunque fa parte, diciamo, del partenariato, del grande partenariato dei Longobardi. Ringrazio Emanuela Taurista che oggi ci ha portato in giro, dei vecchi della candidatura, che oggi ci ha portato in giro a rivedere il museo così come è stato rinnovato, e ci ha fatto molto piacere, quindi non solo tornare qua ma vedere anche i passi avanti che sono stati fatti. Come Ministero porto i saluti ovviamente del mio direttore, del segretario generale, e mi permetto di portare però anche i saluti come consiglio di amministrazione del presidente dell'associazione, Stefano Ballo, per sindaco di Cividale, che prova l'ultimo minuto, non è potuto intervenire, lui è sempre presente, devo dire che è bravissimo, in questi 2 anni di presidenza ha partito ed è volato da una parte all'altra d'Italia per partecipare sempre ai nostri eventi. Quindi questa volta insomma lo scusiamo con tanto affetto, perché insomma, non possiamo dire che non sia stato un presidente presente. Francesca Morandini gli ha mostrato appunto in particolare due dei progetti che sono stati portati avanti dall'associazione, progetti di rete dell'associazione, progetti che hanno costituito e sono stati valutati ultimamente proprio come buone pratiche. Come ricordava prima Claudio, sono stati presentati anche a febbraio, che noi come Ministero gestiamo questa legge per il sito UNESCO e organizziamo continuamente dei momenti di confronto fra tutti i siti UNESCO, i rappresentanti siti UNESCO italiani, come proprio scambio di esperienze e buone pratiche. Gli ultimi due confronti, uno a febbraio, fine gennaio, era appunto sull'educazione, la sensibilizzazione dei cittadini, delle classi scolastiche, quindi sono stati invitati anche i Longobardi a presentare questi progetti. Quello precedente a novembre era sul turismo, tema difficile, vorrei solo lanciare una parola su questa cosa, perché prima Claudio parlava del
eccetera eccetera, ma la stessa attenzione deve essere data anche al patrimonio culturale, perché il turismo, diciamo, è l'industria turistica, è una cosa sicuramente positiva, quindi va bene, diciamo, promuovere il turismo, la destagionalizzazione, ma anzi proprio promuovere il turismo nelle maniere giuste, cioè programmare le cose in maniera strategica, in maniera da non impattare, perché non è solamente la natura che si degrada, ma anche il patrimonio culturale quando è troppo fluido. L'associazione, no, prima la legge, questo è stato, l'Italia è stato il primo paese al mondo che si è dotato di una legge per il turismo. Una legge che ha riconosciuto l'importanza dell'eccellenza di questo patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, è una legge che ha per la prima volta diciamo promosso anche l'elaborazione da parte di UNESCO dei piani di gestione, dei piani strategici di sviluppo che devono prendere in considerazione tutti gli aspetti della tutela, la conservazione, ma la valorizzazione anche dello sviluppo socio-economico, e poi sostiene economicamente da misure di sostegno finanziarie a UNESCO per attuare la convenzione del patrimonio. Cioè noi italiani abbiamo ratificato la convenzione, quindi partecipiamo della convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale naturale, e vi partecipiamo identificando il nostro patrimonio culturale naturale, quindi quello italiano, che non ha solo valenza locale o nazionale, ma che ha una valenza universale, eccezionale universale. Quindi in questo caso qui abbiamo due siti, Longobardi e le Faggete, che sono qui, sono rappresentate a monte e sul Gargano, sono dei componenti di questi siti seriali che comprendono più elementi, ai quali è stata riconosciuta una valenza universale, cioè un interesse di tutti i cittadini del mondo, non solo nostri che diciamo, viviamo in questo territorio, o dei bresciani, o quelli dell'Abruzzo, del Parco d'Abruzzo, eccetera, ma diciamo, l'interesse a conservare questo patrimonio e a trasmetterlo è di tutta l'umanità, e la tutela spetta a tutti i cittadini del mondo. Questo è quello che chiede la convenzione. Le misure di sostegno della legge dovrebbero aiutare i siti UNESCO ad attuare la convenzione, quindi a tutelare, a valorizzare, a difendere, a promuovere anche un turismo sostenibile sui luoghi. Certo che economicamente la legge è veramente assai poco dotata, nel senso che quando è nata nel 2006, nel primo anno di gestione, perché i miei finanziamenti sono stati erogati nel 2007, c'erano 4 milioni e mezzo di euro, c'erano 43 siti UNESCO. Oggi abbiamo 53 siti UNESCO, 1 milione e 136 mila euro. Diciamo, i soldi sono diventati un quarto, i siti sono aumentati di 11, tantissimo. Però devo dire che nonostante ciò, quindi se c'è un bando, c'è una gara, i siti partecipano, quindi quest'anno potrà partecipare a questo bando che è appena uscito, potranno partecipare a Faggete, c'è una commissione, c'è Francesco, che valuta questi progetti che vengono presentati, fa una graduatoria, quindi sono solamente i primi che stanno in graduatoria i progetti che vengono finanziati. E questo devo dire, esco dall'associazione, entro le mani solamente del Ministero, perché devo essere contenta di quello che ha fatto l'associazione Italiano Lombardorum, perché per 6 anni consecutivi, 17, per 7 anni consecutivi hanno vinto il bando, arrivando sempre al primo e al secondo posto, quindi molto in alto in graduatoria, e quindi hanno ottenuto questi finanziamenti che non sono pochi, perché considerate che noi diamo anche finanziamenti di 20.000, 30.000, 40.000 euro, questo è un sito seriale che chiede 250.000 euro, quasi sempre chiesto il massimo della quota, e gli è stato sempre assegnato. Quindi questo vuol dire che sono stati presentati dei progetti che sono stati ben valutati. I progetti vengono molto severamente valutati, non è che io presento una domanda, no, e mi danno i soldi. No, c'è tutta una, sono dei criteri di valutazione, e quindi viene giudicato non solo il progetto dal punto di vista della qualità progettuale, ma viene valutata anche la capacità di spesa del soggetto, in questo caso l'associazione, che poi deve gestire questi fondi, le Faggete quindi verranno valutate al massimo, perché
se le attività non vengono svolte regolarmente, eccetera, eccetera, quindi scende la, come posso dire, l'affidamento che si può fare su quel sito UNESCO, no, nella spesa. Questi sono fondi pubblici, quindi diciamo noi, tra l'altro, adesso dicevo prima ai colleghi, il 12 settembre faremo il prossimo workshop dedicato proprio alla gestione e presenteremo il libro bianco sulla legge 77, un aggiornamento di un libro che abbiamo già edito la prima volta nel 2013, in Italia nel 2012, adesso a 10 anni dal primo finanziamento, 10 anni di finanziamenti, 10 anni di gestione della legge, che cosa noi come Ministero vediamo, no? Abbiamo un punto di osservazione di livello giallo, tutti i siti UNESCO in Italia, vediamo se effettivamente questi siti UNESCO vale la pena che esistano, no? Che cosa fanno, che cosa non fanno. Perché è molto bello essere siti UNESCO, ma che vuol dire essere siti UNESCO? Cioè tutti chiedono, abbiamo centinaia di domande per entrare in UNESCO, no? Prima Rosa diceva il Monte Sant'Angelo è stato un po' l'altante degli ultimi tempi nell'associazione, però per fortuna c'era chi lavorava per Monte Sant'Angelo, quindi l'associazione della Longobardorum è andata avanti e il sito UNESCO comunque ha provveduto, cioè chi ha lavorato anche per Monte. Ma quando si vuole questo riconoscimento, dove si vuole arrivare? È un onore, certo, perché viene riconosciuta l'eccezionalità del loro patrimonio, ma è anche un onere, perché la convenzione ci chiede di fare qualche cosa, cioè ci chiede di tutelare i beni iscritti, ci chiede di conservarli al meglio, ci chiede di farli conoscere, ci chiede di trasmetterli al meglio alle future generazioni. Da qua tutti i progetti, per esempio, presentati da Francesca, progetti per promuovere la conoscenza, per caso della cultura longobarda, specialmente nelle generazioni più giovani, no, che sono quelle che domani gestiranno e saranno i cittadini dei nostri territori, ma anche oltre, perché i nostri materiali sono anche tradotti in inglese, quindi noi contiamo appunto che possano avere una diffusione più ampia. L'associazione è nata un po' con la candidatura, nel senso che io da subito richiesi una struttura di coordinamento del sito UNESCO e quindi lavorando da subito. Devo dire che l'associazione è nata prima del sito UNESCO, perché nel 2009 era stata già costituita, promossa dai comuni dei 7 luoghi, e questa associazione mano a mano si è estesa, ha allargato il suo partenariato, cioè oltre ai soci fondatori, ad una rete di soci aderenti, sostenitori, eccetera, eccetera. Mi fa piacere oggi constatare che molti soci ci seguono le nostre attività, abbiamo qua rappresentanti dell'Italia Nostra, dell'Italia Wille, rappresentanti dell'Archeo Club, che nostri soci, partner, che lavorano con noi, con attività, con eventi, eccetera, eccetera, partecipano anche alle nostre iniziative. Fare rete è quindi in sito, proprio come ha detto, le parole che cominciano a entrare, abbiamo parlato tutti di rete, del sistema, eccetera, ma è il modo di lavorare insieme. Il modo che ha, diciamo, con cui abbiamo lavorato fin dall'inizio, quando abbiamo preparato la candidatura, si lavorava facendo riunioni un giorno a Monte, un giorno a Civitale, un giorno a Brescia, ma ci spostavamo addirittura, per volte veramente erano 160 persone a alcune riunioni, no? Cioè c'era tutta questa truppa di gente che si spostava per l'Italia per lavorare tra le due. Ma questo deve rimanere anche dopo, cioè questo entusiasmo che accompagna le candidature UNESCO non può morire, deve rimanere, perché se no non ha senso riconoscere tutto questo. Quindi il fatto che Monte sia rientrata, no, nell'associazione a pieno titolo e quindi sia di nuovo attiva su fronte dell'associazione è una soddisfazione, diciamo, per l'associazione, ma anche per me, che io ho sempre molto creduto, no, nel sito di Longobardi, in quello che poteva fare la rete. Quindi per me è, insomma, una bella soddisfazione vedere che continua a camminare, no? Perché di siti UNESCO che si sono costituiti, hanno fatto pure associazioni, consorzi, fondazioni, e che sono morti, ne ce ne abbiamo parecchi in Italia, che non fanno nulla, morti, non partecipano nemmeno al bando da 76. Si sa perché se sono fatti siti UNESCO, perché non hanno nemmeno un cartello che sono siti UNESCO. Non lo sa nessuno, forse non lo sanno nemmeno i loro amministratori, però ci sono queste realtà, no?
fanno prima la fila con i loro politici, no, nei nostri uffici, per chiedere iscrizione e poi spariscono. E non si sa, diciamo, niente. Devo dire un'ultima cosa, che Francesca ha approcciato il futuro, no, dei lavori dell'associazione. Noi continuiamo a emanare i bandi, l'associazione continua a partecipare, già ha avuto due progetti che devono partire. Lei ha accennato a questo progetto, come si chiama il primo, con bandi in vetrina. I musei noi ce li abbiamo nel sito, però di fatto non si scrivono all'UNESCO gli oggetti mobili. Quindi, diciamo, con una strategia fin dall'inizio, noi abbiamo fatto in maniera che all'interno del pericolo del sito, che sapesse l'UNESCO è nuovo per i legali precisamente, ci fossero anche i musei, in modo da avere all'interno del sito anche le testimonianze materiali mobili, gli oggetti, i cordetti delle tombe, le necropoli, eccetera, eccetera, che costituiscono un valore aggiunto. Allora abbiamo deciso di dedicare anche spazio a questi musei, e da qui questo progetto del Longobardi in vetrina, quindi uno scambio tra musei, con musei esterni alla rete, e l'altro progetto che già ha vinto, sull'accessibilità, toccato con mano Longobardi, no, sull'accessibilità del patrimonio Longobardo. Cioè faremo una mostra itinerante con oggetti per ciechi e non vedenti e ipovedenti, che potranno quindi conoscere la cultura Longobardi attraverso il loro senso più sviluppato, no? Toccando questi oggetti, dagli oggetti del cordello, dalle fibule, alle ceramiche, le riproduzioni addirittura delle architetture, scale, eccetera. Abbiamo emanato la scorsa settimana il bando 2018, sicuramente i Longobardi parteciperanno anche le francesi, spero. E noi, diciamo, come Ministero, per quanto siano scarse adesso le fonti di finanziamento, siamo consapevoli che comunque costituiscono una risorsa importante per il sito UNESCO, tant'è che c'è una richiesta molto alta, perché comunque se questi progetti che vengono presentati sono inseriti in una strategia più ampia che quella del piano di gestione, quindi non sono dei progetti buttati così random, ma perseguono degli obiettivi più ampi, sono molto efficaci e portano grandi risultati sul sito UNESCO. Queste sono le cose che noi vediamo dal centro. Ci sono dei siti che magari chiedono poco, 40.000, 45.000, 30.000 euro ogni anno sul bando, ma che hanno fatto una serie di attività incredibili con quei pochi soldi, perché perseguono degli obiettivi anche integrando quel progetto con altre risorse, con altre progettazioni. Infatti nella domanda si chiede anche il quadro programmatico di riferimento, cioè a quali altri progetti, a quali risorse faccio ricorso, in che strategia che sto ponendo, che altro sto facendo, no? Che presento questo tipo di progetto. E quindi credo che tutto sommato, per quello che riguarda almeno i Longobardi, il risultato che il Ministero vede è un risultato molto positivo, quindi sono il Ministero, e ci fa. Ovviamente noi siamo contenti, perché questo vuol dire che i soldi pubblici vengono spesi bene e hanno un riscontro. 18.000 più ragazzi che hanno viaggiato è un numero molto grande, cioè 18.000 passi eccetera, è un paese già di quella dimensione, un esercito di ragazzi che hanno girato l'Italia andando a conoscere i Longobardi, e ci siamo rallegrati, devo dire, quando proprio sul libro di scuola del figlio di Francesca abbiamo visto che adesso i libri di scuola parlano dei Longobardi in maniera diversa, non sono più i barbari, ma sono quelli che hanno gettato le fondamenta dell'Europa, e nei libri di scuola di oggi, dei nostri, non dico dei miei figli, ma è troppo vecchio, ma insomma dei miei, spero tra poco nipoti, no? Ci sono comunque, c'è una trattazione Longobardi e si parla anche del sito seriale Italia Longobardo. Quindi credo che posso essere contenta per quello che ho fatto prima, di aver fatto questa realizzata, di aver portato a termine questa candidatura, e sono contenta di come sta andando avanti la rete. Quindi ringrazio tutti quanti i partecipanti della rete, tutti i soci, promotori, soci sostenitori,
autorità nei luoghi del potere è sicuramente un cittadino che sta attuando i dettami della Convenzione del 179. Grazie. Vi diamo appuntamento ai prossimi giorni e vi ricordo che stasera alle 20.30 presso l'auditorium al santuario c'è l'Alleluia San Michele, l'opera lirica del maestro Peppino Principe. Io ringrazio anche il resto dell'associazione, Sara e Arianna e Pasquale che è venuto da Benevento, e così come, permettetemi di ringraziare tutti coloro che ci hanno preceduti come amministrazione e che hanno tenuto sempre alto, diciamo, la partecipazione all'associazione e anche alla promozione del nostro sito Fulisco. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo.